tutti quanti poi vanno nella mia pagina, sanno che sono attivista, quindi l'avrebbero saputo, ma nella pagina del comitato commercianti, artigiani, Scordia, non c'è nessun partito, non c'è nessun logo di nessun gruppo, perché la gente è stanca. È inutile che i nostri rappresentanti, lo so, la democrazia tra virgolette in Italia porta delle decisioni, chi ha la maggioranza decide per tutti, però la gente si è stancata, ma loro stanno, hanno la maggioranza, noi non possiamo fare nulla, vabbè, e allora che facciamo? Nel frattempo ci stanno ammazzando. L'altro ieri si è ammazzata una ragazza di 43 anni a Salerno. Non mi frega niente del Movimento 5 Stelle, del PD, del PD. La gente si sta ammazzando realmente. Ora è venuto lo staff di Beppe Grillo, ha fatto un'intervista, Io felicissimo, ci mancherebbe. Qualcuno si sta interessando, tanti giornali online e via di seguito. Però il fatto che sia uscito il logo nella mia intervista del Movimento 5 Stelle mi stanno massacrando, nel senso che allora c'è, è una cosa, è una propaganda politica. Ora io chiedo ai nostri rappresentanti, affinché questa non sia una propaganda politica, io vi propongo di venire a fare una riunione a Scordia. Se siete disposti, se non vi siete, scusatemi, io sono duro in questo periodo, se non vi siete imborghesiti pure voi, lo so che non è così, ma lo dovete dimostrare alla gente comune, alla gente che non è del movimento, lo dovete dimostrare a tutti. Venite a Scordia e cercate di portare le proposte dei cittadini, non dei 5 Stelle, dei cittadini, portatele lì dentro, portatele alla regione, Gianina, portatele al Parlamento, portatele al Senato e portatele in Europa. Gianni mi aveva detto che c'erano rappresentanti qua, i rappresentanti che vedo sempre, sono sempre le stesse facce. Mario Michele Giarrusso si è venuto a fare la campagna elettorale nel mio chiosco, non si è degnato nemmeno di farlo ritornare. Voi pensate che io possa andare avanti su questa battaglia dove ci sto mettendo la faccia in culo, scusatemi l'espressione, a nome del Movimento 5 Stelle? No, no. Io lo faccio a nome dei cittadini che si stanno ammazzando. E se voi non darete una risposta concreta ai cittadini, vi prego di togliere il logo del Movimento 5 Stelle dalla mia intervista. Grazie. Andiamo avanti. Vincenzo Scuto. Vincenzo Scuto è che si è iscritto a parlare. No, prima c'è la... c'è il secondo? Sì, sì. Dai, dai. Ciao a tutti. Niente, io volevo dire che le ultime parole che ha detto Vallesi, Pippo, sono secondo me importantissime, perché ricalcano esattamente una cosa, una frase che volevo dire io, e cioè... Noi, qualcuno si è lamentato dicendo, ma noi attivisti non siamo da nessuna parte, noi siamo cittadini, non attivisti, secondo me. Nel non statuto non veniamo riconosciuti come attivisti, non c'è scritto che gli attivisti valgono più di un altro cittadino, o che chi ha fatto 10 banchetti può parlare a nome del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle non esiste, cioè non deve esserci una cosa che separa una persona che fa parte del Movimento 5 Stelle da una persona che non ne fa parte. Quindi secondo me la soluzione di quel ma noi dobbiamo parlare il logo, possiamo usare il logo, perché? Perché uno per strada non lo può usare, allora come non lo dovrebbe usare uno per strada, non lo dovremmo usare noi. Cioè credo che questo sia il senso di quello che non possiamo usare il logo. Noi possiamo, dobbiamo agire a nome di noi stessi, dei cittadini, come abbiamo presentato a San Giovanni la Punta qualche lettera al sindaco, scrivendo i cittadini di San Giovanni la Punta, abbiamo aggiunto del meetup perché, per dare una connotazione, per identificarci, ma questa cosa non deve separarci o dividerci dagli altri cittadini, dai cittadini, perché noi siamo cittadini.
Il Movimento 5 Stelle, se vuole essere i cittadini, non deve esserci una differenza tra chi fa parte, chi è iscritto a un meetup, chi è iscritto al blog di Beppe Grillo e chi non ne fa parte. Non è questa credo che sia la differenza. Il senso di quel regolamento, di quella cosa. Non che c'è qualcun altro che lo può usare e noi no, ma che lo può usare, per esempio. Comprensibilissima e giustificatissima quello che ha detto Isabella. Se io devo candidarmi, allora è giusto che io debba poter usare il simbolo. Ok, giustissimo. Devo fare una campagna elettorale, ho bisogno di questo. Allora chiediamo non che io mi tappo possa usare il simbolo così poi posso presentare la lista. Chiediamo che la mia lista venga certificata subito, in modo che io, che sono già candidato del Movimento 5 Stelle, parlo come candidato del Movimento 5 Stelle, non che io intanto, siccome sono del meetup, sono più importante di un altro, poi mi dovrò avere certificato la lista e intanto mi devo fare la campagna elettorale. Al contrario, io nel momento in cui vengo certificato mi viene autorizzata la possibilità, immagino, di usare il simbolo per poter fare la campagna elettorale. E allora diamo subito la certificazione, chiediamo delle cose giuste quando facciamo delle richieste, non chiediamo che siccome io lo voglio usare allora tutti gli attivisti, io sono attivista, allora gli attivisti devono usare il simbolo. A me non serve. Se io voglio fare una battaglia nel mio comune, sicuramente la farò a prescindere dal fatto di presentarla con il simbolo, senza simbolo, anzi, giustamente come ha detto Pippo, io la presento a nome dei cittadini e avrò anche molto più seguito da parte della cittadinanza, che non mi vedrà come qualcosa di alieno che cerca voti o cerca di portare acqua al suo mulino, alla sua partito, perché purtroppo noi troviamo, secondo me, perdiamo molto quando ci identificano con gli altri partiti. Dobbiamo dimostrarlo di essere diversi, non soltanto dirlo. Grazie, il Giuseppe Curto si è iscritto a parlare. Buonasera a tutti. Allora, niente, avevo preparato un intervento soprattutto perché ero. Speravo che ci fossero quindi tutti i nostri portavoce, quindi anche quelli nazionali che insomma si vedono ben poco, tranne qualcuno, comunque non importanza. Niente, stasera credo che quasi quasi quindi darei ragione un po' a tutti, quelli che sono intervenuti. E a Ogeri, giustamente quindi diciamo a. Sì, ha posto un quesito sul regolamento, poi c'era Bartolo taglia via, anche a lui, e poi Mario Pastura, insomma tutti quanti, quindi per finire soprattutto a Vivo Parresi quindi, e anche al nostro caro showman. Sì, a Giovanni Cantarelli. A parte quindi questa premessa, cosa voglio dire? Voglio dire che sì, ne possiamo avere tutti ragione, ma secondo me i problemi fondamentali del movimento sono diciamo soprattutto altri. Sono l'organizzazione del movimento, sono la comunicazione del movimento. Quindi tutto quello che dici Bartolo o che dice Ogeri quindi, è importantissimo, però il problema non è tanto quindi, il simbolo, perché diciamo che insomma, fino ad oggi si è potuto fare anche almeno, quindi si può continuare. Il problema è intanto il ricambio diciamo, di simpatizzanti, diciamo, di attivisti, quindi che viene a mancare. Ma soprattutto il problema è la comunicazione, cioè noi siamo ad oggi una grande forza, quindi una grande forza politica, ma che pecchiamo diciamo, in quella. Cioè becchiamo nella comunicazione e nella organizzazione. Quindi secondo me meno addetti stampa, quindi più, cioè, scusate, meno assistenti legislativi, qualche addetto stampa in più, un ufficio stampa che funziona, parlo a livello nazionale, oltre che a livello regionale. Quindi per quanto riguarda Catania, Mario Pastura l'anno scorso io. Mi ero permesso di dire che a Catania sarebbe stato utile quindi un banchetto fisso, settimanale,
ma sono stato sbranato da più persone, perché non so per il motivo, la motivazione ancora non la conosco. Quindi poteva essere un momento, diciamo, comune per tutti, cioè tutti i meetup potevano domenicalmente, cioè ogni sabato, diciamo, lavorare, informare la gente, quindi presso questo gazebo. Niente, cosa devo dire ancora? Quindi, devo dire questo, che quindi, i nostri parlamentari fanno un gran lavoro, quindi producono molto, il problema è che questa produzione non arriva dove deve arrivare. Quindi è vero tutto, quindi è vero quindi che si lavora molto, quindi, ma è anche vero quindi che dobbiamo sicuramente quindi migliorare quindi la comunicazione, l'organizzazione. Basta, va bene. Grazie, signor Presidente. Non so.